Ciao, buongiorno. Giornata intera? Sì. Sì. 10. Grazie. Un attimo, vedo la ricevuta. Sì. Ma questo attacco di questi cerchi com'è? 4 per 98 o 4 per... non lo so. Non lo so, sai? Mi devo cambiare, c'ho... Anche tu la mito? Sì. Però ce l'ho da 16. Sono da 17 proprio, questo sì, qui... Sì, 17, però voglio capire se erano 4 per... perché non montano. Non lo riesci a vedere la ruota, non c'è scritto, no, proprio del cerchio. Oh, non ne capisco niente. Ma manco io. Buona giornata. Buona giornata anche a te, ciao, però grazie. Lascio l'esposto. Il ragazzo che mi chiede sulla mito, ma che cacchio ne so dei cerchi. Ragazzi, buongiorno. Oggi la giornata inizia molto movimentata. Siamo andati a fare colazione alla Galetta, ho parcheggiato la macchina, ho utilizzato l'app Easy Park per pagare come sempre il parcheggio, torniamo alla macchina e mi trovo la multa. Ma come? Pagata con l'app, e quindi dal tagliandino, dall'avviso di cortesia, chiama i vari numeri per informarti eccetera eccetera, alla fine l'operatore che mi ha fatto la multa si è sbagliato e me l'ha annullata per fortuna, quindi la giornata ha preso il piede giusto. Adesso siamo a... dove siamo? A Berchida, ed è di nuovo una gran giornata di sole, non c'è una nuvola, e quindi oggi è ostione, crema a palla, olio, che ci godiamo ancora questi ultimi giorni, dai. Ciao Vanessa. Ciao. Buongiorno a tutti. Anche a te. E proseguiamo, ciao. Buon pomeriggio da Berchida. Pomeriggio, dai, sono le 4:10. Giornata di nuovo stupenda. Si sta da Dio, c'è il venticello, quindi il caldo non si sente, ma sicuro ci siamo bruciati. Io un pochino forse le spalle. Parla per te, non sono bruciato. Vabbè, un pochino mi sono bruciato io, okay. Forse le spalle. Qualche piccola indicazione per Berchida, in caso doveste venire. Il parcheggio costa 10 euro al giorno, per arrivare praticamente dalla strada alla zona parcheggio sono 3 km e mezzo circa, e se hai una macchina bassa bisogna fare molta attenzione perché ci sono varie buche, i sassi eccetera eccetera, e si rischia di toccare sotto e rovinare la macchina, quindi fate molta attenzione. Per il resto c'è molto parcheggio, la spiaggia è bella ampia, sembra quasi quella di Capo Comino. Come potete vedere c'è molto spazio e si può stare ben distanti gli uni dagli altri. Noi ora ci facciamo una bella passeggiata, anche qua da passeggiare ce n'è alla grande, e poi torniamo a prenderci l'ultimo sole del pomeriggio. Va bene? Una buona giornata a tutti. Ciao. Ciao ciao ragazzi. Ciao. Ciao.
Eccoci qua, oggi spiaggia la Cinta. Mancano due giorni e poi sono finite le vacanze. Cos'è Vanessa che si lamenta? Cos'è? Troppo mare e si lamenta. E non va al mare e si lamenta e va al mare e si lamenta. Ed ecco qua la Cinta. Lunedì 7 settembre ed è bella piena. Ma quando è che si svuotano queste spiagge? Vanessa che mi stressa. Allora, oggi cosa diciamo di questa spiaggia La Cinta? Assolutamente no, è troppo affollata e noi siamo venuti come degli scemini. Vabbè, però ci siamo messi in un posticino angolato, si dice? Angolato. Vabbè, in un angolino ci siamo messi della spiaggia. Boh, questa è la situazione. Il 7 di agosto, settembre. E siamo al 7 di settembre con i bambini ancora che volano, però dobbiamo dire che è molto bella, mi ricorda quasi Stintino a livello di numero di persone. Il mare anche, sì, esatto, così che non è troppo profondo, subito bello. E laggiù in fondo, esattamente qui, vedete l'isola di Tavolara. Magari un altro anno faremo una gita da quelle parti, Vanessa. Sì. Che dici? Magari sì. Magari sì, dai. Vieni. Santa Teresa di Gallura. Santa Teresa di Gallura. Magari. Vai. Aia, sei fredda. Proseguiamo questi ultimi due giorni di vacanza e poi si ritorna alla solita routine. E anche oggi si conclude questa splendida giornata alla Cinta. Vieni Vanessa, andiamo. Torniamo al parcheggio. Nei periodi di bassa stagione costa 1,50 euro l'ora. Essendo settembre siamo in bassa stagione. Anche giugno, se non sbaglio, dovrebbe essere bassa stagione, viene 1,50 euro l'ora. Se no di solito sono 2 euro l'ora. Comunque non immagino in alta stagione quanta gente ci sia qui. Secondo me uno sopra l'altro, perché non dico che sia piccolo, però c'è davvero tanta gente, essendo oggi ancora settembre. E niente, noi andiamo a casetta. Stasera mangiamo alla Caletta, all'Ostrica, ormai abbiamo preso pizza, abbiamo mangiato al ristorante, sempre lì, buonissimo, buono buono. Se dovesse essere dalle parti della Caletta ve lo consiglio. E niente, buona serata a tutti quanti. Ciao!